Quando vivevo in India, per un periodo sono stata ospite di una famiglia, era molto tradizionalista e così ho potuto vedere una vera routine quotidiana indiana. Devo dire la verità, all'inizio alcune delle loro abitudini salutiste mi sembravano un po' strane. Per esempio, al mattino facevano questa pratica che non capivo. Prendevano un bel sorso di olio, però poi non lo mandavano giù, no, lo tenevano in bocca. Lo emulsionavano per diversi minuti e poi alla fine lo sputavano. Ma mica si lavavano i denti dopo! Quando ho chiesto ma a cosa serve, mi hanno risposto che lo avevano sempre visto fare dai loro nonni, dai loro genitori e lo facevano anche loro per tradizione. In effetti avevano denti bianchissimi, sani, una bocca sempre pulita e stavano sempre bene anche di gola e di tonsille. Poi, come succede sempre nella vita, anni dopo, studiando Ayurveda, ho capito che stavano facendo l'oil pulling, una pratica ayurvedica che ha moltissimi benefici e ho iniziato a farla anch'io. Ma come sai tutte queste cose? Io leggo libri. Sì, ma con la cultura non si mangia. E figuriamoci con l'ignoranza. Io non mi nutro solo di cibo, ma anche di lettura. Mi sono procurata questo libro che spiega tutto sull'oil pulling. Si intitola Oil Pulling per la salute e il benessere. I miracolosi risciacqui orali a base di olio. È delle edizioni Il Punto d'Incontro, la casa editrice specializzata nel benessere naturale e sponsor di questo video. Nel libro trovate la descrizione della pratica dell'oil pulling con tutte le varianti, modalità e tempi corretti. Spiega come scegliere l'olio giusto di sesamo, girasole, arachidi, oliva, sempre pressato a freddo però, e anche come usare altre sostanze, per esempio il gel di aloe. La cosa interessante è che spiega perché funziona a livello fisico. Le particelle di olio vengono catturate dalla mucosa orale, si caricano di sostanze tossiche e le portano via quando vengono espulse, con un clamoroso effetto detox. Per questo bisogna sputare e non ingerire l'olio emulsionato. In questo modo ha effetti depurativi, aiuta contro le infiammazioni come artrosi, artrite, migliora la pelle in caso di acne o psoriasi, aiuta a contrastare tosse, raffreddore, mal di testa, mal di denti, parodontite, disturbi degli occhi e delle orecchie. L'oil pulling aiuta sicuramente, ma mi raccomando, bisogna sapere come fare bene questa pratica. Per questo io ho letto attentamente tutte le informazioni contenute in questo libro. Per esempio, lo sapevate che ha un effetto rigenerante sul sistema immunitario e protegge anche dalle malattie infettive? Sembra che praticando l'oil pulling depuriamo il fegato, i reni, miglioriamo la digestione e, cosa più importante, abbiamo più energia e positività a disposizione. Perché? Perché il corpo è meno impegnato a depurarsi dalle tossine. Questa pratica richiede solo pochi minuti al mattino o alla sera, ma questi pochi minuti poi ci fanno guadagnare ore, anzi giorni, di benessere. Per questo io non lo dimentico mai. Tutto questo e molto di più in questo libro Oil Pulling per la salute e il benessere. È uno di quei manuali che non devono mancare nella libreria di casa. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video. Noi ci vediamo presto. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!